signor Ministro della Sanità. Ora è annunciato l'imminente arrivo sulla scena sanitaria degli itinerari terapeutici. Non se ne sentiva la mancanza. Sotto questo nome turistico, che fa pensare a passeggiate salutari o a romantiche gite, c'è invece cosa? Un manuale che la Commissione Unica del Farmaco, un organismo che sta conoscendo un momento di popolarità forse perfino indesiderata, dedicherà ai medici per consigliare quali farmaci prescrivere. Perché? I medici forse non lo sanno, non lo hanno sempre saputo. Sì, ma ora non si dovrebbe più prescrivere un medicinale qualunque. Siamo in tempi di austerità. La legge finanziaria prevede che non si possa superare la spesa di 10.000 miliardi a carico dello Stato e perciò il malato, il paziente, dovrà curarsi con le medicine meno costose, possibilmente non con quelle gratuite se sono evitabili. Insomma, i medici dovrebbero aiutare lo Stato a risparmiare, dopo gli anni delle ricette facili, ma naturalmente senza danneggiare il malato. Il fatto è che dai primi dati, spero che lei, signor Ministro, possa in seguito correggerli, risulta che gli italiani si sono naturalmente rivolti a quei 658 prodotti gratuiti e richiedono quasi soltanto quelli nelle farmacie, quelli che sono a carico dello Stato. Ce la faranno gli itinerari terapeutici a far cambiare strada ai malati che rischiano di mettere in crisi la finanziaria? Ecco, ma il fatto è che questa rivoluzione sanitaria in campo farmaceutico e dei medicinali stenta ancora a decollare. Abbiamo aspettato qualche giorno ad occuparcene noi di Cartolina proprio per non essere coinvolti nel giudizio sommario che molti hanno subito espresso e che poi ha fornito l'occasione per accusare, così come ormai si usa, per accusare la stampa di allarmismo. Abbiamo aspettato dunque che i farmacisti ricevessero le informazioni necessarie, i dischetti per i loro computer, che i medici fossero informati, che i malati si abituassero al nuovo regime, che gli esperti esprimessero il loro parere. E infine che lei, signor Ministro, tracciasse un bilancio. Ora lei si dichiara soddisfatta del meccanismo che si è messo in moto e noi le auguriamo di cuore di avere ragione. Ammalarsi in Italia è stato per troppo tempo un rischio anche burocratico e sociale. Non dimenticheremo tanto presto le odissee per i tickets, per le esenzioni, per i bollini, o gli scandali delle USL, o tocco finale l'ondata che ha travolto il ministero, l'ex ministero del ministro della Sanità De Lorenzo, o l'incredibile vicenda dei coniugi Poggiolini, miliardari sulla pelle dei malati, e delle case farmaceutiche che li foraggiavano in cambio di favori. Peggio di così allora non poteva andare, si poteva naturalmente solo risalire. Ma ora qualcuno si domanda se sia stata fatta questa riforma a cui assistiamo nei tempi e nei modi più giusti. Il prontuario dei medicinali profondamente rinnovato va molto aggiustato, ha già causato problemi anche gravi, è stato corretto e ricorretto, come si usa un po' da noi, e si avvia a diventare una specie di lista mobile, piena di aggiornamenti anche futuri. I malati si devono procurare quei breviari, quei vademecum che i giornali hanno pubblicato, per capire quali medicine conviene comprare, forse paradossalmente, lo diciamo, quali malattie conviene avere, quali tenere nascoste anche a se stessi perché le medicine costano caro. Si rischia l'autodiagnosi con scelte fatte in base al cartellino dei prezzi e alla fascia d'appartenenza del farmaco. I medici di famiglia, le anticamere degli ambulatori sono assediate da un'ondata di malati che dalle farmacie rifluisce verso coloro che possono rilasciare una ricetta e che sono in questi giorni sommersi di richieste. I farmacisti, che rischiano multe un po' meno salate del primo provvedimento, sono però tutt'altro che soddisfatti, e le aziende farmaceutiche protestano, forse perché l'epoca dei grandi guadagni sembra in pericolo. C'è da sperare che anche queste proteste rientrino e che la ruota cominci a girare con altri aggiustamenti. Tuttavia la condizione di malato in Italia continua ad essere fra le più disagiate. Un giornale di oggi, La Stampa, pubblica addirittura un'intera pagina per aiutare a districarsi fra le mille regole che si frappongono fra il paziente e le cure di cui ha bisogno. Sembra che ci voglia una laurea per curarsi. Domande, tasse, code, disguidi burocratici, per esempio difficoltà di curarsi in una città diversa da quella di residenza, tassa sulla salute, tassa sul medico di famiglia, ora abolita, ma che sta...